La parola alla professoressa Silvia Illari, che presiede, direi con grande energia, da alcuni anni corsi di comunicazione CIM e CPM, e insegna diritto pubblico a scienze politiche, ma da alcuni anni anche il corso di comunicazione pubblico, comunicare l'emergenza nell'ambito del corso magistrale di CPM. E oggi ci parlerà brevemente di digitalizzazione della pubblica amministrazione e uso della rete. Grazie Giulia, no, sarò breve data l'ora, dato il fatto che parlo dopo due istrionici comunicatori e quindi l'imbarazzo è tanto, e perché parlare di diritto alle 13:30 devo dire che risulta anche pur, voglio dire, amando questa materia, pesantuccio. Mi viene in soccorso il fatto che, come vedete, anche il titolo non era esattamente centrato sulla comunicazione d'emergenza, ma è incentrato su digitalizzazione delle PA e uso della rete. Mi viene in aiuto il fatto che nell'ordinamento italiano non è rintracciabile un sistema normativo circa la comunicazione del rischio e dell'emergenza della PA. Al di là di quelle materie che hanno per tutela di particolari diritti fondamentali, quindi la tutela ambientale, la tutela della sicurezza alimentare, la tutela della sicurezza farmacologica, hanno una loro disciplina specifica che anche in ragione del diritto comunitario prevede un'analisi del rischio che ha come sua componente precipua anche la comunicazione del rischio, con indicazioni di responsabilità, ma anche con procedure codificate. Però, ripeto, sono ambiti molto specifici. Se noi dobbiamo pensare al comunicatore dell'Università di Pavia, nella 150, questa legge che è stata pensata nel 2000, che si diceva già allora che era vecchia, non c'è nulla. Non c'è nulla, quindi il povero comunicatore di Pavia, mi spiace sia andato via il nostro prorettore, si trova in estrema difficoltà. E quindi dove possiamo rintracciare qualche elemento di aiuto, di ausilio per comunicare il rischio e l'emergenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni? Ecco perché quindi questo titolo. Lo possiamo trovare in due caratteristiche, che sono due caratteristiche del nuovo modello di PA che si è andato a sviluppando negli ultimi anni, non solo con la riforma Madia, che è l'ultima in ordine di tempo, ma una riforma che è continua negli ultimi 20 anni e che passa, ma credo che per molti sia noto, da un cittadino che è visto come un cittadino, diciamo, costretto, sottoposto alla pubblica amministrazione, a un cittadino che deve essere invece attivo, con il quale la pubblica amministrazione deve rapportarsi, è partecipe, gode di un diritto di trasparenza, dicevamo prima, totale, di accesso generalizzato agli atti. Ecco, quindi in questo contesto due secondo me sono le caratteristiche che possono venire in aiuto almeno nella teoria, perché poi la pratica ci ha fatto vedere che ce ne passa, cioè qualcosa si dice anche di particolarmente significativo, ma poi bisogna attuarlo. Allora, quali sono queste due caratteristiche? La prima è la nuova funzione di comunicazione delle PA. Nuova, in realtà anche questa è prevista fin dalla legge del 2000, ma non è così percepito, non è così percepito dalla collettività, dagli amministrati, che c'è questa nuova funzione. E questa funzione prevede di imparare a comunicare con i cittadini, cioè le amministrazioni pubbliche hanno questa funzione che non è più semplicemente residuale organizzativa, ma è diventata un dovere, al pari delle funzioni più tradizionali che le amministrazioni pubbliche appunto da sempre possono avere. Quindi è arrivata la legge 150 del 2000, una legge che fornisce una normativa quadro, che prevede, come dicevano prima, molto bene i precedenti relatori, delle strutture
con personale qualificato o meno, questo fa parte poi della pratica. La legge in realtà qualche cosa dice, dovrebbe essere qualificato, ma poi non lo è. Ci sono delle ragioni che portano a tutto ciò e adesso brevemente poi le vedremo. Quindi è una funzione che ha una sua, un suo riconoscimento, è una funzione che viene svolta non solo poi da questi soggetti, ma in realtà dovrebbe permeare l'intera apparato delle amministrazioni pubbliche, quindi una sorta di funzione diffusa, non solo una funzione che appartiene a soggetti specifici, che ne sono sicuramente i primi responsabili, ma che dovrebbe permeare l'attività di tutti gli uffici nella loro attività quotidiana. E quindi ben venga l'esempio fatto dal nostro ultimo relatore, che dice: mi devono informare di che cosa succede, devo essere informato, perché se tutta l'amministrazione pubblica, in questo caso è un'azienda privata, ma il concetto è lo stesso, dal basso verso l'alto bisogna che tutti partecipino. Quindi certamente per noi giuriste, mi rivolgo anche a Giulia, è l'interesse più per l'accesso generalizzato, per la trasparenza, per il documento elettronico, ma anche in ambito della comunicazione di emergenza questo è importantissimo. Che cosa succede nelle grandi aziende che non succede nelle pubbliche amministrazioni? E addirittura il comunicatore risponde direttamente alla dirigenza, cioè è in stretto legame con il manager piuttosto che con l'amministratore delegato, fa un tutt'uno con l'ufficio legale, fa un tutt'uno con l'ufficio legale. Da noi è difficile cominciare a parlare col collega che magari è nell'altra stanza. A me è successo qualche settimana fa di avere un gravissimo problema disciplinare di uno studente, e ero sola. E ho detto: qui cosa si fa? Cosa facciamo? Come impostiamo? E quindi il problema è serissimo. Che cosa rema contro questa funzione che c'è, che è scritta, che è normata? Si diceva anche prima, la scarsa cultura della comunicazione, questa non è passata, non c'è, è rimasto il burocratese nel linguaggio, sono rimaste non attuazioni di parti importanti della legge, l'amministrazione è impegnata, l'amministrazione pubblica è impegnata a pianificare la trasparenza, l'accountability, è impegnata a occuparsi della normativa recente sull'anticorruzione, abbiamo responsabili di piani anticorruzione, quindi è davvero una funzione che c'è, ma che di fatto è rimasta comunque accantonata, anche se dovrebbe essere quell'elemento che rende la amministrazione pubblica partecipe, trasparente, coordinata, quindi potrebbe essere quel quid che la rende diversa, che la modernizza, come dice la riforma Madia sulla carta. E poi c'è il problema della scarsità delle risorse finanziarie. Io oggi ascoltavo con grande interesse i comunicatori che vengono dal mondo del privato. Qui noi i fondi non ne abbiamo. È vero che non averli ti aiuta anche a sviluppare una qualità maggiore, ti aiuta a trovare strategie, ti aiuta, ma se poi manca anche la formazione, come veniva detto prima, e allora veramente c'è da stare attenti, perché tutto quello che è stato detto con grande chiarezza stamattina, pianificare, progettare, gestire la crisi in tempo di pace e non solo in tempo di guerra, beh, è importantissima, perché poi ci sono anche delle ricadute su diritti che sono riconosciuti o su responsabilità che sono date dalla legge. Quindi avrei voluto soffermarmi brevemente sull'articolo 21. L'articolo 21 è quell'articolo che nella nostra Costituzione va a tutelare la libertà di manifestazione del pensiero. Come è stato anche in realtà emerso dalla pratica di quanto è stato detto, una ricaduta importantissima con i nuovi media. Ecco, vi esorto a, scusate se faccio un po' di pubblicità, un po' di, come chiamiamola, comunicazione sociale, visto che facciamo ricerca in università, chiamiamola comunicazione sociale. Da poco è stato pubblicato questo libro,
a cura di Giulia Vanzini e di un'altra collega, Giuditta Matucci, dal titolo L'informazione e le sue regole, che vede anche presente un articolo che si occupa appunto della evoluzione dell'articolo 21 in un mondo che è quello della comunicazione. E dunque è un libro che cerca di entrare nel mondo del diritto e di farlo conoscere a coloro che giuristi non sono, in particolare è pensato per gli studenti dei nostri corsi di laurea, perché in effetti è difficile andare a vedere il dato giuridico laddove manchino magari delle basi teoriche importanti. Ecco, però, tanto per intenderci, in via giurisprudenziale l'articolo 21 della Costituzione ormai è inteso, è interpretato nel senso di ricavarne un diritto di informare e un diritto di essere informati. Quindi è seria la cosa, è molto seria. Un'omissione di comunicazione può essere sia un dato procedurale, nella catena ad esempio della protezione civile magari è saltato un anello nel sistema di protezione civile, ma può anche essere una responsabilità perché qualcuno aveva il dovere di fare quella comunicazione. E anche qui avrei voluto dirvi qualcosa in più, ma rimando poi al testo scritto che pubblicheremo, sul fatto che c'è anche su come si comunica, anche chi ha il dovere di comunicare, lo deve comunicare in un certo modo e non trova da nessuna parte delle regole giuridiche che gli dicano ma prova a farlo così, oppure utilizza questo standard, oppure attiva questa procedura. Ed è importantissimo, allora io vorrei citare le parole di un comunicatore francese: per gestire una crisi occorre saper imparare rapidamente. Per imparare rapidamente nel corso di una crisi è necessario aver imparato molto tempo prima. Ecco, io mi chiedo come un comunicatore pubblico abbia strumenti, team e formazione per farlo. Però guardate che gestire la comunicazione in una situazione di crisi è un elemento davvero fondamentale che non può essere lasciato all'improvvisazione. Secondo alcune normative di settore sono individuati, vi dicevo prima, dei doveri di informativa che la legge pone in capo a una determinata autorità, un'agenzia indipendente, penso alla protezione civile, al sindaco. Ecco, allora, se prendiamo solo ad esempio poi magari chiudo anche, avendo riguardo quindi al controllo giurisdizionale esercitato sul sistema di protezione civile, prendendo in considerazione una recente sentenza lunga e complessa, quella della Cassazione sui fatti del terremoto dell'Aquila del 2009, emerge il principio di diritto secondo cui il soggetto di protezione civile, tenuto all'informativa del rischio e del pericolo in atto, deve adeguare il contenuto della comunicazione pubblica a determinate modalità, in particolare ad un livello ottimale, leggo testualmente la sentenza, di trasparenza e correttezza scientifica delle informazioni diffuse. Anche qui si aprirebbe un mondo sulla conoscenza scientifica e la trasmissione di quel dato da parte del comunicatore pubblico, e adattare il linguaggio comunicativo a canoni di chiarezza, oggettiva comprensibilità e inequivocità espressiva. Quindi questo vuoto normativo in ambito di comunicazione pubblica è davvero un vuoto che crea seri problemi dal punto di vista del giuridico. Veniamo alla seconda caratteristica che secondo me, ed era il titolo dell'intervento che avrei voluto fare in maniera più estesa, perché parlare di digitalizzazione? Perché lì si apre comunque uno scenario che le pubbliche amministrazioni devono cogliere. Devono cogliere perché, come è stato detto prima, gli utenti sono in rete. Va colto perché rispetto ad altri strumenti di comunicazione più tradizionali è anche un po' più economico, quindi da quel punto di vista può anche aiutare, ma va anche colto perché quel modello che è individuato nelle riforme sulla pubblica amministrazione lì trova piena attuazione. La rete, si è detto che è la vera grande rivoluzione della prima parte di questo millennio, e grazie a questo
questi media la comunicazione è interattiva, è immediata, è rapida. È stato detto prima che la rete non codifica un ambito spaziale e temporale. Beh, tutti questi elementi vanno a favore della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e quindi è sicuramente un elemento positivo che le pubbliche amministrazioni siano in rete. Attenzione qua, qui ci sono anche qui problemi di vincoli normativi o meno. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad avere un sito istituzionale, c'è un obbligo di legge ormai ben chiaro a cui si sono dovuti adeguare le amministrazioni, poi c'è l'area trasparenza che forse quella adesso è quella che è diventata l'ambito che contiene talmente tanti dati e talmente tanti elementi anche normo-giuridici di cui però il cittadino sa poco e nulla, forse manco sa che c'è l'area trasparenza, forse. Comunque diciamo che anche questo è un modo per fare comunicazione. Sono state date delle linee guida sul come mettere i dati, quali mettere, il CAD recentemente riformato anche lì ha dato ulteriori indicazioni, poi però come ci ha fatto ben vedere la pratica illustrata da Nicola Bonaccini, c'è di tutto, non c'è una standardizzazione dei siti, ci sono siti che sono delle best practices, ma non c'è un sistema che vede coinvolti con elementi comuni le varie amministrazioni e questo può essere un deficit perché alcune sono facilmente accessibili, l'interoperabilità talvolta non esiste, a volte sono pensati come siti istituzionali semplicemente per mettere informazioni ma non per interagire e questo è una realtà di cui dobbiamo tenere in conto. L'uso dei social, ecco, l'uso dei social addirittura non c'è un obbligo di legge, qui addirittura c'è chi c'è e chi non c'è. È stata citata più volte questa mattinata il caso americano. Beh, il caso americano è emblematico perché lì la comunicazione del rischio ormai è diventato, fa parte della cultura del cittadino medio. Io ricordo di essere stata negli Stati Uniti e come citò un altro comunicatore che abbiamo avuto qua qualche mese addietro, ti insegnano talvolta anche nelle università che tu hai un fischietto e il fischietto che hai ti serve perché se c'è un'emergenza ti fai sentire. È una banalità, però è importante. Quindi questa cultura della comunicazione lì c'è di più. Negli Stati Uniti tutte le pubbliche amministrazioni sono sui social, fido che poi c'è il poliziotto che ci va. In Italia che problema abbiamo? Il problema è che il CAD all'articolo 3 stabilisce il diritto a poter utilizzare qualsiasi strumento innovativo e tecnologico per poter entrare in contatto con la pubblica amministrazione. Il CAD, lo dico per gli studenti presenti, è il codice dell'amministrazione digitale. Ho capito. Poi però c'è anche la beffa che è un diritto tutelato a costo zero e poi c'è il fatto che se si pensi a, insomma, facciamo il caso di Milano, magari la questura è su Twitter, il comune non lo è, e quindi c'è un problema di compresenza delle amministrazioni sui social. Negli Stati Uniti o in Inghilterra tutte le amministrazioni sono sui social e si parte dal 911 per arrivare al singolo cittadino che si trova in rete e quindi ecco che si risponde rapidamente. Prima Chiefi diceva abbiamo risposto dopo 7 ore, io non so un'amministrazione dopo quanto avrebbe risposto, francamente mi sembrerebbe già uno standard molto elevato, quindi è poco consolante quello che ho sentito oggi, è stimolante ma è allo stesso tempo proprio poco consolante perché se anche la protezione civile come dipartimento è sulla rete, protezione civile è un sistema e se non ci sono gli altri anelli del sistema su quella rete rischia di... Però ecco, su questo si può lavorare, certamente aiuterebbe anche qui l'indicazione di procedure, di standard, poi questo davvero va pensato perché poi c'è anche chi dice che quando è troppo regolamentata la comunicazione sui social opera male. Però insomma, un certo equilibrio, quindi... Ecco, come potrei chiudere? C'erano altri elementi che potevano essere presi in considerazione, però
Diciamo che ecco, anche andare sui social bisogna farlo se si fa formazione. Se come si continua a ripetere c'è un social media manager, figura che sarebbe di grande rilevanza, perché sennò anche questi strumenti ci sono, ma chi li gestisce? Io non so se posso fare il caso del nostro piccolo corso, noi il nostro social media manager è lo stesso soggetto che si occupa della programmazione didattica, è lo stesso soggetto che si occupa delle relazioni, quindi insomma, per quanto possa fare bravissimo con le sue doti umane, però voi capite che insomma ci sarebbe bisogno di allargare il team per dare alla comunicazione la possibilità di sfruttare più strumenti, cioè anche l'utilizzo dei social, che ribadisco dovrebbe diventare obbligatorio per legge, non arriverebbe poi a coprire quello che può essere l'intera la collettività, perché ripeto, la comunicazione pubblica è una comunicazione sociale, quindi deve rivolgersi a tutti. Quindi probabilmente la grande sfida delle amministrazioni è quella di una strategia di comunicazione, pensata anche in piccolo, pensata anche con quelle poche risorse a disposizione, che però vada a integrare gli strumenti più tradizionali con gli strumenti innovativi che l'internet ci può dare, e che faccia, non so come dire, faccia reti al suo interno, cioè sviluppi delle forme di collaborazione di sistema tali per cui tutti operino per la funzione di comunicazione. Sono stata un po' rapida, ma spero di aver dato qualche elemento utile. Adesso se come presidente di corso, ma in realtà anche in rapporto di amicizia che ho con molti colleghi e con i relatori che ho conosciuto oggi, vorrei davvero da fare un ringraziamento a tutti i presenti, alla collega Giulia Rossolini, Giulia Avanzini, che ha diretto questa giornata molto intensa. Ci sarà sicuramente la pubblicazione degli atti dei lavori di oggi. Un mio ringraziamento va anche agli studenti che sono qua, anch'io ho una tesista per par condicio che si occuperà di comunicazione pubblica nell'emergenza e nella crisi, e l'ultimo ringraziamento va, ma è anche quello più sentito per dovere anche di ospitalità, ma del rapporto che si è creato in questi anni, al Dipartimento della Protezione Civile. Oggi abbiamo qui tra noi dei funzionari cardine di questo sistema, che hanno lavorato non solo dietro alle scrivanie ma sul campo nelle ultime emergenze. Questo convegno avrebbe dovuto svolgersi a ottobre, ma le emergenze hanno fatto sì che sia slittato alla data di oggi, e davvero è una collaborazione proficua, è una collaborazione che spero abbia un ulteriore sbocco in altre attività scientifiche, pratiche. Ogni anno un gruppo di loro viene a Pavia, svolge alcune lezioni nell'ambito del corso Comunicare e Informare, ed è davvero un'esperienza unica, perché è vero, devo dare un po' ragione anche a Bonaccini, che chi sta dentro qui, insomma, sì, studia e ha bisogno anche di avere il confronto con chi pratica, ma è anche il contrario, e quindi questa sinergia può funzionare, e al momento funziona molto bene. Grazie a tutti.